Hi guys, Fala Galera la Chicos. Ciao ragazzi, bentornati sul canale dello Zio Alfix. Oggi in un altro video di Gran Turismo Sport. E andremo a fare, ragazzi, come vi avevo già anticipato, le sfide missioni. Sfide missioni che dovrebbero essere molto particolari e molto carine. Partiamo subito dalla fase 1, ci sono 8 fasi, quindi abbiamo tante cose da fare. Noi avevamo già fatto nel vecchio video questa qua del raggiungimento di 250 km/h con la Audi TT. E l'abbiamo già fatto, se non l'avete visto andate a vedere. Dopo di questo video ovviamente, con una Mazda Roadster S che dobbiamo fare Roadster contro Roadster, quindi un 1 contro 1, raga. Ok, partiamo, non possiamo avere contatto con oggetti, quindi non possiamo... Oh, quante ne sono? 4? Dobbiamo superare tutte e 4, raga, in metà giro. Ma che? Sono lumache, non sono macchine. Non sono automobili, sono lumache, raga. Che è sta cosa? Che è per i bambini autistici, ho tutto rispetto per giustamente i bambini ragazzi con l'autismo, però... Ok, raga, dai, che sono queste prove? A prova di imbecibilità, imbecillibilità. Dai, che è sta prova? Speriamo che finisce subito, ok. Dai, perché veramente è stata troppo facile. Ok, raga, qui la situazione è molto più interessante. Con una Subaru Impresa, una Subaru WRX, dobbiamo effettuare dei sorpassi in questo tracciato praticamente ovale. Ah, ma c'ho... Ah, ecco perché prima andavo più lento, raga, perché avevo il cambio manuale, ancora il cambio manuale, ok. Non è un problema, non è un problema. Raga, sono andato fuori giri pure ora. Vabbè, riusciamo comunque, credo, ce la facciamo. Due giri, sì, ce la facciamo, raga. Effettuiamo il sorpasso ora, internamente, raga. Ok. Dai, che è stato ultra easy, raga, è finito? Sì, vabbè, facilissimo. E ora invece siamo con una Ford Focus in questo praticamente tracciato cittadino, questo tunnel. Bello però, mi piace un sacco la... sta cosa. Ok, superiamo questi. Siamo in Tokyo praticamente, a Tokyo. Madonna. Non mi ha dato penalità, incredibile. Cosa che non mi sarei mai aspettato. Dai Focus, dai Focus. Praticamente è già finita la prova, raga. Queste qui ve le sto portando, ma sono, come vedete, velocissime, molto easy, molto veloci, quindi farò pure un editing molto dinamico, molto veloce. Ok, raga, ora siamo con l'Alfa Mito, dobbiamo battere i coni, tutti a 100. In che senso? Ah, tipo bullying proprio, ok. Bellina sta cosa, ok, presi tutti anche... Uno no, uno non ce l'ho fatta, raga. Raga, non so quanti ne sono, 50 su 100... Uno mi ha da sbattere incredibilmente così a caso. No, allora brutto. No, raga, non mancare troppi. 94. Porca Eva Maiala. Sta prova mi piace. Bisogna andare proprio al centro a prendere il cono al centro, raga. E se no bisogna mettere la telecamera tipo questa. Ok. La cosa migliore è andare al centro. Ok, 30, l'ho toccato. Li ho presi tutti per ora. 40, perfetto. 50. 60. Dai, prenditi tutti. 70, 80, ragazzi, siamo 90, raga, l'ultimo 100, tutti presi i conetti, sono il dio del bowling. Adesso, ragazzi, siamo a bordo di un Aston Martin Vantage. Guardate quegli aeroplani lì sopra, che bellezza. Dobbiamo arrivare in prima posizione, dobbiamo fare praticamente un bel recuperone. Quindi partiamo già con il primo, siamo in quarta ora, raga, qua devo frenare, sì. C'è un Alfa Mito sportivo davanti. Dai, recupera. Facciamogli due. Lampeggiamola un po' perché si deve levare davanti ai coglionazzi. Lampeggiamo un po' a caso, dai. Abbiamo solo un giro, quindi dobbiamo sbrigarci. Questo lo facciamo internamente. Cazzo, scusami. Mamma mia, raga. È una botta di quelle pesanti proprio, quella scirocco. Questo qui come lo facciamo superare? Lui ha frenato. Cerco di mantenere una velocità costante senza andare a sbattere. Questa Mustang la superiamo, sì, andiamo così. Ciao bro, andiamo così, prima posizione. Ed ora, ragazzi, siamo con una Camaro, una Chevrolet Camaro, esatto. Anche questa a Miami ne vedevo a bizziffe per strada. Però non ho più le Ford Mustang. Ok, raga, curva bruttissima ho fatto comunque. Poi superiamo un francese qui in quarta posizione. Questo qua che sta, c'è un'altra gara, sta per giù. Perché sto deparando la pan. Ma che cavolo ho combinato. Praticamente è la prima volta che sbaglio. Vi giuro, raga. Una volta che riprovo.
tutta la prima, perché tutte quante molto semplici queste prove. Anche questa si vede che è semplice. Cioè questa fa la curva così. Qua devo frenare però. Ok, qua possiamo uscire veloci. Abbiamo questa Toyota davanti che ci... lo superiamo subito. Poi una Focus. Ok. Dai, fai sta Ford Focus subito. Andiamo all'interno. Ok, mamma mia. Perde subito di trazione sta auto. Però c'è una potenza assurda. Ottava prova della prima fase. Siamo in questa Citroën. Come potete già vedere, già supererò questa. Dobbiamo fare su due giri, dobbiamo arrivare al primo posto. Siamo in sesta posizione. Io non so a questo punto se è un po' più difficile delle altre. No, vedo questi qua che fanno le curve. La CPU contro, praticamente fa delle curve di merda. Io non da meno. Però vediamo un po' se questa qua è difficile. Siamo in quarta e dobbiamo recuperare questi davanti. No, comunque quest'auto tiene la pista che fa paura, Cioè è bellissima. Da guidare è stupenda. Qua faccio la curva brutta per sorpassare questo. Ho preso un conetto. Se ne sta andando. No, raga, se n'è andato. Proverò lo stesso a fare il mega recupero, ma sarà difficilissimo. Lo sto recuperando, raga, però non ce la facciamo per il traguardo, no. Attenzione, raga, no, ce la faccio, mannaggia, oh. Vabbè, per rendervi l'idea, però ho fatto quell'errore, ho perso 10 secondi e stavo quasi per fare la prova, quindi è una cavolata, raga. La facciamo subito, senza problemi ora. Li doppiamo sti stulti balurdi. E siamo già, cioè prendete, siamo già primi dopo un giro. Vi ho detto, raga, che li doppiamo addirittura. E andiamo a prendere il primo posto, la prima posizione. Vediamo se ci danno un regalo, qualcosa, raga. Sì, abbiamo una ricompensa, un regalo. Vediamo che ci danno. Spero di... Vabbè, ma fase 1 giustamente è molto semplice, quindi ci daranno qualcosa di qualche auto, secondo me. E invece no, c'è comunque qualcosa di buono qui, Attenzione. Cos'è questa? Una BMW, bellissima. Una M4. Ah, che bella, raga. Finalmente un bel regalo. E andiamo a fare subito la fase 2. Tanto non è che ci siamo dilungati troppo, raga. Vediamo queste quanto durano. Affronta una gara GR4 con la tua auto preferita, che riuscirà a dominare su questo tracciato. Vediamo un po' quanti giri sono e altro. E l'auto è coperta, quindi non si sa, raga. Ah no, devo usare la mia auto. Se sono una vettura, utilizza una vettura GR4. La BMW che mi hanno dato, ecco. Bravi. Bravi quelli di Gran Turismo, bravi. Eccoci, raga, con la BMW M4. Dobbiamo recuperare dalla 12esima posizione per arrivare in prima. Le cose si iniziano a fare abbastanza interessanti e difficili, raga. Devo essere onesto. Pure c'è una bella tenuta questa BMW. Mi gusta. Qua possiamo superarli, possiamo finire al limite. Usciamo qui al massimo. No, però levati in stand. Però vedete, la CPU è molto lenta, non è che ci vuole tanto. Questo invece supera le frena, quindi lascio ben immaginare. Raga, qua mi pare che posso andare al massimo. Sì, spingiamo. E qua devo frenare, ho frenato troppo prima. No, parcheggiatevi. Dai, Alfa Romeo, levate. Abbiamo questa Volkswagen Alfa Romeo e l'altra avanti non so cosa sia, una Toyota, boh. Vediamo di superarle tutte. Internamente. Ok, non ho due Volkswagen. Scirocco. Quelli lì davanti vanno un attimino più veloci. Siamo in quarta posizione. Il primo Jäger, l'operatore di Rainbow Six, è pure tedesco. E ha preso un bel po' di vantaggio, raga. Freniamo qui con la nostra BMW M4. Non so voluto andare a sbattere addosso a questo perché non voglio fare l'antisportivo, ragazzuoli. Lo zio onesto. Superiamo sta Mustang all'interno. Però non potevo, raga. Magari mi sfanculizzavo la gara. Io c'è anche una Mercedes. No, però deve andare più veloce, dai. C'è pure sto macchinone. Bellissima sta Mercedes, che tra l'altro ha la stessa velocità della BMW. Eh sì. Cioè, vabbè, con la CPU. In realtà credo sia un attimino più potente, però. Freniamo qui. Forse un po' troppo tardi ho frenato. No, ci siamo. Ma un giro. No, due giri, raga. Due giri. Allora è facilissimo. Riusciamo a recuperare questo, dai. Ok, una Jaguar che cerchiamo subito di superare, così ci mettiamo davanti, raga. Dominiamo la pista, dominiamo i giri. Cerchiamo il sorpasso all'interno, raga, qui, che lui frenerà, lo sapevo. Che sta CPU è stupida.
Oh, sfrocciona troppo tardi. Oh, ok, l'ho ripresa però. Curva un po' larga, ma ci siamo. Ed eccoci qui al traguardo. Vi taglio, raga, questa parte, diciamo il giro intero, sennò diventerebbe troppo noioso da vedere, da guardare. E quindi ora passeremo subito alla seconda prova. Ok, dobbiamo raggiungere i 250 km orari con questa Lamborghini Huracan, sì. E però non la vedo così tanto facile, nel senso, non so qua, devo frenare, non lo so. Siamo a 220, 230. No, raga, non ho sbagliato. No, però devo capire un attimo come fa sta curva. Ah, ok, però c'è dopo ancora il traguardo, cioè c'è il rettilineo per arrivare alla velocità, quindi perfetto, la curva non è troppo importante. Bene così, devo capire sta cosa perché sennò non mi capacitavo, raga. Non ce la faccio della 250. Non ce la faccio, raga, no. Non ce la faccio. Perché qua dobbiamo spingere al massimo e tagliare, raga. Tagliamo. Perfetto, ora ce la facciamo. Prendiamo anche la scia di questo. Dai che ce la facciamo. Sì, tranquilli, secondo me. Anche 260 prendiamo. Vediamo a quanto arriviamo. No, no, 250, giusto, 251. Mamma mia, ragazzi. Al limite. Ok, 3 giri ragazzi con la mia Mitsubishi Lancer. Dovevo scegliere un'auto categoria N300 per fare questa prova. E infatti siamo partiti malissimo. Tra l'altro è un po' scivoloso il circuito. Dai, leviamoci tutti questi davanti. Ho fatto una curva di merda, raga. No. No, dove vai Ford Focus? Vieni qua. Però vabbè, ultra semplice. Sono 3 giri e siamo già al secondo giro. Ho sbagliato un paio di curve, ecco, da questo è dato. Ma non frenate così tanto! Mamma mia! Che c'ha questo qua? Si è sfondato l'auto a questo. Giusto, raga? Per guardare che sono visto la curva, raga. Ma no, voglio farla passare, voglio vedere se si è rotta l'auto dietro. Sì, ha avuto una botta. Bella botta pure. Però mi dispiace, bro, con la stessa mia macchina ti devo superare. Le ultime parole famose. Dai, superiamolo. Comunque col turbo non va benissimo quest'auto. Col turbo i bassi regimi vanno un po' a farsi fottere. E quindi non va bene, raga. Andiamoci a prendere anche l'oro qui, ragazzi, con questa prova, anche questa molto molto facile in realtà. Bene così. Ok, ragazzi, altra prova. Questa volta siamo con una Corvette C7 favolosa da gara. Mi sa che ho sbagliato già il mio volo. No, stavolta no. E allora, raga, 12esima posizione, 2 giri. Ormai è sempre questa la cosa. Abbiamo del tempo restante. What? In che senso? In che senso tempo restante, raga? Non capisco sta cosa. Per ogni sorpasso c'è il tempo restante. Tempo restante, 25 secondi. E come faccio? Ah, ogni checkpoint aumenta il tempo. Ok, perfetto, ho capito. Bene così. Importante, raga, è capire le cose, perché poi se uno non le capisce fai guai. Qua possiamo sprigionare tutta la potenza della Corvette. Levate. Ok. Ce la facciamo col tempo, vediamo. Sì, raga, sì, ce la facciamo. Però abbiamo ancora 10, cioè 9 auto da superare. Non è così semplice questa prova, raga. Anche perché più avanti si va e più difficile è la cosa, giustamente. E meno male, sennò sai che noia, raga. Ok, ci siamo quasi, allora dobbiamo rimanere sopra i 15 secondi di tempo extra, di tempo restante. Se tocco le auto sono 2 secondi di penalità, quindi non devo assolutamente toccarle. Dobbiamo superarle in maniera pulita, tipo così. Oh, però qua curva. Ok, abbiamo lo spazio per accelerare, sì. Al massimo, qua raga, qua dobbiamo spingere al massimo, assolutamente. Non possiamo neanche uscire fuori pista, se no ci danno 2 secondi di penalità. Ok, siamo a 21 secondi. Tempo extra 44. Ce la facciamo, raga, ce la facciamo qua al massimo. Tra l'altro quasi non è importante la posizione, non dobbiamo superare gli altri, ma è importante restare sopra quei 15 secondi. E penso che ce l'abbiamo fatta, raga. Se magari questo mi fa un piacere, si leva davanti. Grandi. Ce l'ha fatta, credo. Siamo andati in quarta posizione. 21 secondi, addirittura 6 secondi sopra. Benissimo. Allora, ragazzi, almeno in prima posizione. Sì, dobbiamo fare il mega recupero con la nostra Golf. Vediamo un po', un elicottero che ci sorpassa su in testa. Ok, abbiamo iniziato malissimo. Superiamo tutte queste auto qui. Guardate quanto vanno lentamente, cioè. Ok, andiamo. Seguiamo questa Peugeot. Levati. Ok.
tanto abbiamo due giri a disposizione, siamo in quarta, quello davanti è il primo, vabbè raga, ce la facciamo proprio sciolti. Vi faccio vedere un po' questo giro qui, poi ovviamente vi taglio un po' tutte le parti, sennò, ripeto, diventa troppo lungo e troppo noioso il video. Ok, cerchiamo di sorpassare all'interno quest'Alfa Mito che è in prima posizione, raga. Purtroppo ha fatto una bruttissima curva, non brutta. Andiamo a recuperare questa Strand DS. Ok, primo giro e siamo quasi 2 secondi dietro quest'Alfa. Dai, 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 dai. Dobbiamo recuperarla, raga. Cerchiamo di effettuare ora il sorpasso su questo rettilineo, anche se, come vedete, in questo caso l'auto sua è un po' più veloce giustamente della mia. Sorpasso all'interno, raga. So, sembra di giocare a rallentatore, ma è l'unico metodo per fare queste curve, perché veramente l'auto non ha una buona tenuta. Non è un'auto ovviamente sportiva, quindi non ha la tenuta come quella delle Gran Turismo. Bisogna fare molta molta attenzione. Eccoci qui, raga, prima posizione. Anche questa prova è terminata. Andiamo alla prossima. 911 GTS 3, ragazzi. Mamma mia, guardate qui, li bruciamo, gli facciamo il pelo. Mamma mia quanta potenza, raga. No, raga, non potete dire che potenza. È bellissima da guidare. È uno spasso, raga, vi giuro. Però se magari questo si leva davanti, ecco, non t'ho fatto nulla, non fare la finta. Allora, dobbiamo arrivare in prima posizione. Però ovviamente non è tantissimo lungo, cioè non è molto lungo il pezzo da fare. Mamma mia, raga. Guarda come se ne va. No, raga. Se ne va troppo. Troppa potenza st'auto. No, guardate dentro che splendore. Mamma mia, guardate lo specchio. Cioè il cruscotto che si specchia, raga. Siamo arrivati. Argento, sì. Ma quello era il primo? No, non credo. Cioè guardate qui, ragazzi, si sente proprio la potenza. Sentite i rumori delle gomme. Mamma mia, raga, è stupendo. Cioè non potete dirmi che è brutta sta cosa. Oh, però sono troppo. No, mi ha fatto una merda sta curva. No, è inutile che ti affianchi, è inutile. Si sente proprio la potenza del motore e il rollio dell'auto, raga. Superiamo questa Audi TT. Il primo lì non lo riesco a prendere, raga. Massimo. Vedete come aggiusto con lo sterzo? Non ce la facciamo quasi. Ok, questa è una Mercedes, dobbiamo prenderla assolutamente. Ok, stavolta curva impeccabile. No, raga, mannaggia, c'ha troppa potenza st'auto. Ma quanto è bella, quanto è bella, raga, mamma mia. È spettacolare sta Porsche. Ok. Mamma mia, raga, è proprio una bestia da tenere. Ok. Mantieni sul cordolo, perfetto, almeno questo. E raga, dobbiamo spingere al massimo ora. Massimo del massimo, superiamo st'Audi TT. Che veramente ci fa il baffo, ci fa le basette. Ok. Da. Tantissime correzioni qua al massimo, raga. Questo è il primo posto. Raga, l'abbiamo sfondata proprio stavolta. Abbiamo veramente sfondato, facciamo e chiudiamo anche così. Sì, di stile. E raga, invece ora qui siamo una sfida a tempo senza limiti con una Mercedes. Non capisco cosa voglia dire senza limiti, cioè che possiamo tagliare, possiamo fare tutto quello che vogliamo, non ho capito. E perché poi c'è un'auto davanti? Questa è un'altra mia domanda. Ah no, ci sono varie auto. Ok, come se fossero delle qualifiche, delle prove a tempo, perfetto. Una curva infamissima questa. Intanto vorrei superare quest'Alfa davanti. Quest'Alfa Romeo 4 C, attenzione raga. Ho frenato troppo tardi però. Boom, sentito un incidente mortale proprio dietro di me. Ok, giusto sui cordoli, ma siamo usciti molto lenti. Ok raga, ultima curva. Dopo qualche tentativo che vi ho tagliato, perché è abbastanza difficilotta sta prova. 1.37 è il limite, vediamo a quanto arriviamo, raga. 1.35, 1.36, beh, un secondo in meno praticamente. Bene così, un secondo abbondante. Andiamo a fare l'ultima prova, la numero 8, gara monomarca Copen RJ. Bisogna fare 3 giri con quest'auto che sembra schiacciata, tipo stretta. Com'è strana, raga? È strettissima sta Copen. Dai, Shatsu Copen.
che ricordo era un'auto piccolissima, però l'hanno modificata con i fari a cerchio. Non so se qualcuno di voi la ricorda, scrivetemi nei commenti, ma se avete giocato ai vecchi Gran Turismo sicuramente la conoscerete per forza, raga, 100%. E raga, già dopo il secondo giro, praticamente quasi termina il giro, siamo dietro il primo, che ha la macchina diversa dagli altri, gialla, no, pure altra, no, verde, tutti i colori. Quindi cerchiamo di superarlo, sorpassiamo così. Tra l'altro è da corsa stai da scialso. E fa, diciamo, un po' cagare al cazzo. Che veramente è lentissima. E poi c'è questo fastidioso controllo della trazione che quasi quasi leverei, comunque della turbina. Veramente in curva dà un fastidio assurdo. Ok, vedete come perdere i giri appena giro un po' di più. Mamma mia, fastidiosissimo. Freni che veramente... La Fiat Panda volava. Prestiamoci a quest'ultima chicane, così ce ne va a prendere il nostro regalo. Speriamo, raga, che ci fanno questa volta un bel regalo, perché veramente capita a volte che ci fanno regali assurdi, cioè che non mi piacciono proprio. Mamma mia. O doppioni addirittura, ancora peggio. Ok, andiamoci a prendere sto regalino. Vediamo che ricompensa ci danno, dai. Vediamo che auto. Che sono queste auto? Sempre sportive. Sembrano da rally? No, già ce l'ho! Raga, ma tutti doppio! No, questo è da rally. Questo è da rally, ok. 86, però c'è, ce l'ho già da corsa praticamente. Questa qua, Toyota FT1, una cosa del genere. E vabbè ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like per lo zio Alfix. Ci vediamo alla prossima. Un bacione e un abbraccio. Ciao.